Salve amici di Mega Drive e non solo, e benvenuti in questo special di Halloween. Questa è la ballata della notte, di ladri e di assassini e di altri tipi strani con la paura che non venga più domani. Questa notte voglio parlarvi di un horror di quelli che ha segnato la nostra infanzia, ovvero Resident Evil di Capcom. La leggenda vuole che sia stato rilasciato nel 1996 su console PlayStation 1 e Sega Saturn. Un gioco talmente violento che all'inizio di quest'ultimo c'è un messaggio appunto che indica questi elementi e che fu censurato in Occidente. Qui si parla appunto di titoli dalla violenza esplicita. Infatti in passato c'era già stato qualche esempio di gioco horror come Splatterhouse o Castlevania, ma si trattava di giochi in cui la violenza era fatta su personaggi cartoneschi, dei pixel. In questo caso invece abbiamo della violenza fatta su persone dalle fattezze umane, si tratta comunque di zombie, però la violenza era molto più esplicita e più indirizzata appunto verso personaggi umanoidi. Ricordo ancora quando a fine anni 90 i telegiornali parlavano di Resident Evil come il gioco proibito, il gioco che le mamme non dovevano comprare ai figli, pena la perdita della loro anima e la possibilità di diventare delle persone normali e per bene. Come avrete potuto evincere dal titolo, il titolo in questione di cui parlerò questa sera è Resident Evil 4. Un titolo che ho giocato all'epoca su PlayStation 2, me lo sono ricomprato digitale su PlayStation 3 ed infine mi sono regalato anche questa copia su PlayStation 4. Un titolo che per me è fantastico e ha segnato la mia adolescenza, in quanto è il mio gioco preferito della sesta generazione. Cosa dire di questo titolo? Beh, sicuramente ha segnato la svolta per il genere dei survival horror, portandolo su una tipologia di gioco più action, quindi a discapito della risoluzione di enigmi. Avremo a disposizione più munizioni e più oggetti curativi. Questo è stato un successo sia di pubblico che di critica, infatti è da molti ritenuto uno dei migliori capitoli di questa saga. A differenza dei capitoli precedenti, qui avremo a disposizione un vasto arsenale di armi. Infatti, mano a mano durante il gioco sarà possibile raccogliere dai nemici sconfitti del denaro. E questo denaro verrà utilizzato dal mercante mano a mano che noi lo incontreremo per acquistare sia armi che potenziare quelle precedenti. Infatti, sarà possibile anche durante il gioco potenziare le armi al massimo livello e sbloccarne di altre completando il gioco più volte. Questa versione che vi ho appena fatto vedere è la versione rimasterizzata e gira a 60 fps stabili a 1080p. Graficamente ci sono delle texture di qualità migliore e per quanto riguarda appunto l'aspetto grafico è la versione migliore che potrete giocare attualmente. La telecamera viene spostata alle spalle del giocatore con movimenti limitati e la telecamera è anche piuttosto zoomata sul personaggio in modo tale da limitare la nostra visibilità ed aumentare il livello ansiogeno mentre noi giochiamo, quindi durante le sessioni di gioco. Ma veniamo alla trama. Noi impersoniamo il personaggio di Leon Scott Kennedy, già presentato nel secondo capitolo di questa saga. Qui ritorna come ex poliziotto ed agente governativo, che è stato inviato nel villaggio di El Pueblo a salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti d'America. In questo caso noi ci troviamo appunto a fronteggiare un'organizzazione criminale che ha sviluppato un virus chiamato Plaga che ha infettato gli abitanti del villaggio. Quindi Leon si troverà costretto a sventare i piani criminali di Sadler, appunto il comandante di questa organizzazione criminale. Il gioco inizialmente doveva essere un'esclusiva GameCube, ma successivamente fu convertito anche per PlayStation 2. Ora, la versione GameCube è quella graficamente più soddisfacente per quanto riguarda la grafica e i filmati, quindi le texture sono di qualità migliore. Però c'è un però. Sulla PlayStation 2 sono stati inseriti dei contenuti extra, tra cui Assignment Ada e Mercenaris. Quindi abbiamo la possibilità di giocare la storia dal punto di vista di Ada Wong e la possibilità di fare la modalità mercenari. E c'è anche un'altra modalità nella quale noi possiamo appunto vedere la storia come si sarebbe voluta se la figlia del presidente non fosse mai stata rapita. Ma bando alle ciance e vediamoci un po' di gameplay. Infatti l'ho voluto registrare e ve lo farò vedere adesso. Buona visione. Bene, iniziamo una nuova partita. Resident
Resident Evil 4. A secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment. Siamo alla casa di un placido contadino. Excuse me, sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Scatto felino di leone. I said freeze! Siamo nel pieno dell'azione. Sono un po' arrugginito, però ho ripreso la mano in fretta. Un
¡Mataste a mi imbécil! ¡Por allí! ¡No dejes que se escape! ¡Vayan por detrás! ¿Quién son estas personas? ¡Bloqueale el paso! ¿Qué están planeando? Chainsaw. Bene, amici miei amanti dell'horror, cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo gioco? Ehi, Leo, ce la farà a sopravvivere? Beh, questo dipende da voi e dal vostro coraggio. Sarete in grado di riprendere in mano Resident Evil 4, salvare la figlia del presidente e sventare i piani criminali di Sadler? Fatemelo sapere sotto nei commenti.